Avevo 12 anni quando Moncalieri mi ha aperto le sue braccia. Venivo da un porto di pescatori del sud, la mia Puglia. Pensare che non avevo mai visto la neve fino ad allora. 12 anni sembravano pochi, ma erano abbastanza per far emergere tutto il mio essere, diciamo mediterraneo, nei confronti degli altri coetanei. La canonica, la seconda H. Appena arrivato ricordo che quando parlavo con i professori i miei compagni ridevano, mentre quando cercavo volontariamente di essere simpatico nessuna reazione da parte loro. Ah, professore, tu mi dicesti che i compiti non li dovevo fare. Dopo qualche tempo iniziavo a capire il perché di tante risate. Sembrava difficile, ma è bastato pochissimo per ambientarmi e capire che in effetti il mio essere un terun poteva avere anche dei risvolti positivi. Quanto ci siamo divertiti a tradurre dal pugliese al piemonteis. Avere 20 anni. La scuola è finita, si apre un mondo. La mia fidanzata, il mio lavoro, la mia università. Viviamo la nostra adolescenza circondati da adulti che ci fanno credere che le possibilità in questo mondo sono tante, anche se in fondo anche loro sanno che non è così. La crisi. Vuoi lavorare e non trovi mai condizioni decenti. Vuoi studiare e poi ti dicono che sono in cassa integrazione, ti devi pagare da solo le tasse universitarie. Quindi, per poterle pagare, devi lavorare, ma lavoro non se ne trova e si ritorna al punto di prima. Un giovane su tre è disoccupato, bisogna investire sui giovani. I giovani non hanno voglia di fare niente, vogliono il lavoro dentro casa di mamma e papà, il contratto, sì. Ehi, ci sei per un caffè in borgo? No, mi dispiace. Sono pieno con lo studio. Ok, stasera cinema? Stasera lavoro. Uffa, non ho mai del tempo libero. Guarda il volto tu. Non lo so. Gli anni sono passati. E Moncalieri sembra diversa da quella stessa città che tanti anni fa mi accolse. Il centro storico è rimasto bellissimo e finalmente hanno riportato al suo splendore il torrione del castello, colpito da un incendio quando avevo poco più di 20 anni. È un peccato non vedere più i tanti negozi che una volta popolavano il centro storico. È rimasto solo qualche caffè, frequentato per lo più da anziani come me. Molti asili sono stati chiusi, i giovani sono pochissimi e quei pochi che sono rimasti si ritrovano nei grossi centri commerciali che nel frattempo, espandendosi, sono arrivati a ridosso del centro storico. Anche i giovani sembrano cambiati. La maggior parte di loro sono stranieri di seconda generazione. In piazza non si respira più la loro vitalità. L'esperienza online è diventata la principale forma di interazione. E io non lo so.